Ci troviamo nel cuore della città di Lucca, dove sorge l'oratorio degli Angeli Custodi. L'edificio esternamente è molto sobrio, ma all'interno, con grande sorpresa per chi vi entra, si trova una decorazione di gusto barocco veramente lussureggiante. L'oratorio venne voluto da Bonaventura Gasparini, un laico, un secolare lucchese, che negli anni 20 del Seicento volle fondare una congregazione con la missione di dare un'educazione culturale, religiosa e morale ai bambini e ai fanciulli che si trovavano in condizioni difficili. Questo luogo è dedicato alla figura dell'angelo custode. Ha una pianta ad aula unica, molto bella, è la zona del presbiterio, affrescata da un pittore lucchese all'inizio del Settecento, Giovan Domenico Lombardi. Particolarmente scenografico è l'arco trionfale, dove vediamo degli angeli che aprono un tendaggio a mostrare la visione di una figura, una statua di un angelo custode realizzato in legno ma dipinto ad imitazione del marmo. La decorazione ad affresco prosegue sulle pareti laterali dell'oratorio, dove si susseguono 8 tele che hanno come filo conduttore l'immagine dell'angelo custode o più in generale degli angeli. Siamo di fronte ad una delle tele più pregiate dal punto di vista storico-artistico, commissionata nel 1664 ad Antonio Franchi. Rappresenta Cristo nutrito dagli angeli dopo la fine del periodo di 40 giorni trascorso nel deserto. Gli angeli sono ripresi mentre offrono a Cristo cibo e bevande. Questa è forse la tela che aderisce meglio alla dedicazione agli angeli custodi. Sono rappresentati in pose molto armoniose, tengono per mano oppure sono proprio colti nell'atto di offrire al volto santo i fanciulli, in modo da metterli sotto la protezione del volto santo, che è considerato il re dei lucchesi, il protettore dei lucchesi. Spesso le persone che entrano a visitare l'oratorio vi entrano per caso. Tutti però invariabilmente rimangono abbascinati dalla bellezza e dallo splendore che trovano all'interno dell'edificio. Vengono anche molti nonni in compagnia dei nipoti. Chi meglio di un nonno può capire il significato di essere un angelo custode?